È stato il ministro Gianluca Galletti a chiudere la prima giornata di Simbola, il festival della soft economy. Il reggente del Dicastero dell'Ambiente ha tirato le conclusioni del pomeriggio di lavoro dedicato alla Cina, dal titolo Ambiente e cultura sulla nuova via della seta. Europa e Cina sono destinati a prendere la leadership per quanto riguarda gli accordi di Parigi 2015 e questo rappresenta, oltre che un dovere etico-morale, ridurre la CO2 per combattere i cambiamenti climatici, e già in Italia vediamo che cosa comportano i cambiamenti climatici, dalle alluvioni estreme ai lunghi periodi di siccità, ma gli accordi di Parigi rappresentano anche una grandissima opportunità economica. Il XXI secolo sarà caratterizzato dalla competizione proprio sulle tematiche industriali e ambientali. I primi che lo capiscono saranno più competitivi nell'economia del XXI secolo. Il ruolo del Ministero, il ruolo del Governo deve essere quello di agevolare oggi le nostre imprese per aggredire un mercato difficile ma pieno di potenzialità. Il protagonismo della Cina ha a che fare con l'economia, ma anche con cultura e sostenibilità. Nell'era di Trump con gli Stati Uniti che abbandonano gli accordi di Parigi, la Cina potrà essere un alleato decisivo per l'Europa e l'Italia nella lotta ai cambiamenti climatici. Nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Pechino, una cerimonia lussureggiante, bellissima, che rappresentava la Cina, c'erano solo due occidentali che erano raccontati, presentati, erano Marco Polo e padre Matteo Ricci. Ed è chiaro che un incontro per ragionare sui legami fra Europa e Cina, fra Italia e Cina, sul piano dell'ambiente, sul piano della cultura, sul piano dell'economia, non poteva che essere Macerata, che non solo è la sede dell'Istituto Confucio in Italia, ma è la patria di Matteo Ricci, è un punto di riferimento di un territorio che della sfida di un'economia pulita fa una delle chiavi del futuro.